Ciao a tutti, in questo video siccome non farò vedere trucchi né review né cose del genere nei quali dovete vedere proprio perfettamente il colore, ho tolto la luce gialla che credo sia meglio, spero che si veda comunque. Questo tag mi è sembrato molto carino perché io adoro tantissimo le scarpe, ne ho tantissime e è stato veramente difficile scegliere quelle che mi piacevano di più. Ho cercato di abbinare quelle che mi piacevano di più a quelle che uso di più. Perché poi ce ne sono altre che mi piacciono veramente tanto, ma le uso così poco che alla fine sono finite per piacermi di più queste qua che vi farò vedere. C'è una che non uso, ho usato una volta e la uso un po' cautamente perché non so. Iniziamo con gli stivali. Io d'inverno uso tantissimo stivali. Io non ho scelto scarpe sportive perché io non riesco a usare scarpe sportive. Non riesco a uscire con le scarpe sportive, è rarissimo che io lo faccia. Non mi ci vedo, non mi ci trovo, mi sento una papera, mi sento terribile, non so, è una cosa psicologica, è orribile per me uscire con le scarpe da ginnastica. Non mi ci vedo. Sugli altri mi sembrano belle, ma su di me è proprio. Non riesco, mi sento ancora più bassa, mi sento no. Allora, ho scelto tre stivali, due tacchi e una ballerina. Questo stivale qui è uno stivale che uso durante l'inverno, spesso quando piove, adesso un pochino impolverato perché non lo uso da un po'. È così, normalissimo. L'ho preso a Calzedonia. È veramente bello questo colore. Poi ho una sciarpa enorme, proprio grossa, di questo colore esatto che ho preso da Motivi proprio il giorno che ho preso questo per abbinarlo. Insomma, mi piace veramente tanto, lo uso tantissimo. È in gomma, insomma, mi piace veramente poi anche indossato, è carino con un cappotto nero, mi piace. Poi, io uso tanto i tacchi, soprattutto questo genere di tacco un po' grossetto e non altissimo. Questo stivaletto qui io lo uso tantissimo d'inverno, è bassino. Questo l'ho preso in un negozio che vende tante scarpe, non mi ricordo ora come si chiama. Non è un marchio conosciuto né niente. È molto molto carino, scusate, ma a forza di usarlo si rovina. Con questi bottoncini qui, è in camoscio, è molto molto morbido, è molto molto comodo. Vedete, ho la punta arrotondata, comodissimo, mi piace tanto. Poi passiamo alla scarpa di cui vi parlavo prima, che faccio fatica a indossare, che ho indossato una sola volta, ma non ho resistito a comprare, che è questa qui. Io sono amante del verde. Cercavo comunque, quando sono andata a prendere questa, cercavo questa in color beige. Però ho trovato questa e non ho resistito. A color pistacchio in camoscio con questa lavorazione con i puntini qui e col fiocco. È bellissima, mi piace tantissimo. È proprio bella, solo che faccio fatica appunto. Iniziamo con i tacchi. Io ho scelto due che mi piacciono tantissimo e che sono quelli che uso di più. Poi ce ne sono altri. Questo è quello che uso di più in assoluto, veramente tantissimo. Scusate se è un po' sporchino, ma lo uso talmente spesso che non è un tacco altissimo, sarà un 7, credo, o un 10, non lo so. È comunque veramente veramente comodo. Io con questo riesco a stare tutta la sera, riesco ad andare a ballare e non succede niente, sono veramente comodissima. È morbido per essere una scarpa col tacco, mi piace tantissimo tantissimo. E ha questo fiocco qui che l'adoro, è stupendo. Questa scarpa direi che rappresenta me, proprio col fiocco nera, mi piace tantissimo, bellissima, l'adoro, l'adoro, la bacerei. Poi questa qui che ho preso l'anno scorso che mi piace tantissimo, bella bella, anche questa ha il tacco un po' rovinato perché la uso molto spesso e ha la punta, questa punta in punta appunto, però non molto molto in punta e fa un bellissimo effetto sul piede. Questa della Guess è proprio proprio bella. La Guess fa dei numeri molto molto grandi. Pensate che io di solito ho il 38-39 di scarpe e questa della Guess è 37 e mezzo. Quindi bella bella, normale, classica. Questa la mettete proprio con qualsiasi cosa, con tutto. Anche quell'altra col fiocchettino. E
E poi la ballerina, che è uno di quelli che sto usando di più, è questa qui. Io adoro il colore verde, i colori verdastri, e adesso che questo colore si usa tantissimo, insomma, ancora meglio. Questa è proprio, vedete, è morbidissima. Penso che tornerò al negozio a prenderne un'altra di un altro colore, perché mi piace tantissimo. E così c'ha questo nodo, è tutto annodato un po' particolare. Vedete che comunque resta aperta, anche qui davanti aperta, bellissima, e insomma mi piace tantissimo. E io ne ho tantissime altre, sono un amante delle scarpe e non sono schizzinosa, nel senso che non è che vado per quel marchio lì, oppure se vedo una scarpa ma non è firmata, oppure vedo che non è totalmente comoda, non la prendo. Io la prendo tanto una volta, la userò. Insomma, mi piace molto. Va bene ragazze, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!